Buonasera a tutti. Non si sente? Sì, adesso sì. Si sente? Troppo basso. Allora, buonasera a tutti. Mi sembra che accenda. Ah, ma adesso è acceso. Buonasera a tutti gli intervenuti. Saluto in particolare l'assessore Gagliardi, il sindaco Paolo De Maria di Latroni, con le varie associazioni, cioè il CIF, Amici del Teatro, non so se mi sfugge qualcuno, l'associazione OPES, l'associazione della Medaglia Miracolosa, le suore, ringrazio per la collaborazione anche le suore che ci hanno ospitato la presidente della commissione mensa, salutiamo, salve, ci conosciamo in questa circostanza, quindi l'assessore Amato, buonasera, e quindi saluto il consigliere La Banca anche, quindi facciamo un saluto generale a tutti coloro che sono intervenuti e che vogliano fare questa riflessione con noi questa sera. Anzitutto rompiamo il ghiaccio con un video del professor Nicolò Carnimeo, che è l'autore di un saggio Com'è profondo il mare, sottotitolo La plastica, il mercurio, il tritolo, il pesce che mangiamo, con cui evidenzia come praticamente la situazione del nostro Mediterraneo e degli oceani si sta deteriorando sotto i nostri occhi e noi siamo per lo più inconsapevoli a causa dei nostri stili di vita. Il professor Carnimeo è un professore dell'Università della Facoltà di Economia dell'Università di Bari, insegna diritto della navigazione e dei trasporti e si occupa di problematiche legate al mare, scrive per l'IMES, per la rivista Geopolitica, l'IMES, la Gazzetta del Mezzogiorno, Fare Vela, presidente di un'associazione, di una fondazione detta sul Mediterraneo che si occupa proprio delle problematiche del mare, che è volta a promuovere la cultura del mare. Adesso sentiamo il saluto del professor Carnimeo. Buongiorno, sono Nicolò Carnimeo. Mi spiace davvero di non essere potuto intervenire lì alla Uria, perché il lavoro che stanno compiendo questo comitato è quanto mai prezioso. Se non ora, quando? Effettivamente il titolo non è mai stato così appropriato, perché noi dobbiamo renderci conto che i piccoli gesti quotidiani che noi realizziamo ogni giorno hanno un impatto ed un effetto importante sul nostro ambiente naturale. E poi che abbiamo il dovere di insegnare ai nostri figli a non ripetere gli errori che noi abbiamo fatto. I danni che questa plastica usa e getta ha creato e sta creando sono enormi. E allora non utilizzare queste stoviglie di plastica nelle mense scolastiche ha un significato per loro importante, perché comprendono che le cose assumono ed hanno un valore, non vanno prese e gettate immediatamente. E poi, come spiego nel mio libro Com'è profondo il mare, tutti questi contenitori di plastica, dalle bottiglie di plastica alle plastiche con le quali noi conserviamo gli alimenti, a determinate condizioni, a determinate temperature, possono invece inserire
in questi alimenti, quindi nell'acqua che poi andiamo a bere, delle sostanze che sono alquanto nocive. Insomma, cominciamo da questi ragazzi. Io sono con voi su questa battaglia e lottiamo insieme. Mi auguro che l'amministrazione comunale voglia aderire a questa iniziativa e farla propria. Grazie. Allora, il professor Carnimeo ci ha introdotto nel vivo del tema, della tematica, che riguarda appunto la questione plastica nelle scuole. Noi abbiamo fatto, come se non ora fanno, donne e ambiente, per sottolineare anche la nostra particolare attenzione all'ambiente, una lettera aperta indirizzata all'assessore all'ambiente e alla pubblica istruzione del comune di Lauria, indirizzata anche ai genitori tramite i loro rappresentanti del presso Cardinale Brancati, al Presidente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. E questa è solo l'ultima delle iniziative diciamo volte a promuovere quindi una cultura che superi il consumismo, che sia più rispettosa dell'ambiente e salvaguardare l'unico bene che noi abbiamo, che è appunto la nostra terra e tutto ciò che in essa consente la vita. Naturalmente spero che di questa lettera l'abbiano preso visione chiaramente i genitori e i rappresentanti. Si ricorda come la questione è nata anche dal 2014, quando con l'assessore Zaccagnino, nell'ambito della settimana europea della riduzione dei rifiuti, si era cominciato a fare questa riflessione per cercare di tamponare gli sprechi che avvenivano nella mensa, diciamo così, cioè cercare di tutti i rifiuti che si accumulavano nel migliorare magari la qualità dei pasti, cercando di rispettare pure i gusti dei ragazzi, e qui si era notato come invece si accumulava molto, molto rifiuto anche proprio per l'uso di questi piatti, diciamo così. E da qui è nata la nostra riflessione, l'approfondimento rispetto a questa questione. Si è ottenuto di inserire nel capitolato il riferimento alle stoviglie lavabili, però praticamente questa questione ha portato alla introduzione di stoviglie lavabili nella mina e tra l'altro anche solo nel plesso della scuola dello superiore La Marconi, e mentre invece in quella di Lauria Inferiore rimangono i piatti usa e getta, diciamo così. Abbiamo chiesto conto, diciamo, di come mai questa differenza, diciamo, tra anche i due plessi, e c'era stato risposto che con i nuovi lavori la scuola di Lauria Inferiore sarebbe stata dotata, cioè sarebbero stati sistemati gli scarichi per sistemare la lavastoviglie e poter introdurre anche nella scuola, nel plesso di Lauria Inferiore, le stoviglie, almeno quelle melamine, diciamo, anche se non sono in non plus ultra. E quindi adesso vorremmo anche sapere, diciamo, se sono stati sistemati gli scarichi e quindi si può procedere anche all'istituto, al plesso di Lauria Inferiore, la scuola elementare Brancati Inferiore. Se non ora quando, Donne Ambiente appunto si è occupato di ambiente anche con varie altre iniziative, come la campagna per la raccolta dell'olio vegetale Sauso del 2013, vari incontri e dibattiti, dalla diffusione della consapevolezza ambientale attraverso anche l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, con un dibattito nel 2015, occupandosi anche di cambiamenti climatici nella campagna iniziata nel 2017. Chiaramente questa iniziativa si collega anche al dibattito attuale, che è iniziato già da circa 40 anni però, sull'esigenza di un cambiamento del paradigma dello sviluppo economico, diciamo, volto maggiormente dovrebbe essere a uno sviluppo che sia sostenibile, cioè praticamente cercando un equilibrio tra l'ecologia, l'equità e l'economia, salvaguardando quindi l'ambiente e salvaguardando anche la necessità della produzione economica. In realtà la domanda che ci si fa è quella: come si fa a soddisfare i bisogni del presente, i nostri bisogni, delle nostre generazioni, salvaguardando anche la possibilità per le generazioni future,
di salvaguardare i bisogni che avranno le generazioni future. Nella legislazione italiana, nel decreto legislativo in materia ambientale del 2006, è inserito un articolo 3-quater che introduce proprio questo principio, laddove dice che ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire all'uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. E questo è il perno, il cardine, il significato ultimo anche di questo incontro. E naturalmente tutti noi, compresa la pubblica amministrazione, abbiamo l'obbligo di agire con questa bussola, diciamo così, in tutte le nostre azioni. Naturalmente la riflessione della nostra relatrice sarà illuminante in proposito. E prima di introdurla volevo solo dire un'altra cosa, che chiaramente andando anche oltre le tematiche ambientali, noi vogliamo con questa iniziativa aumentare la consapevolezza sia del mondo femminile sull'importanza dell'apporto che può dare alla crescita civile e sociale della società, ma anche aumentare nel senso della partecipazione del cittadino, così come diciamo, ci richiede anche la nostra Costituzione. Il cittadino deve essere parte attiva, non solo nella partecipazione all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese, ma anche in quella fase di preparazione degli interventi della politica, in quella fase dove le scelte politiche maturano, e che quindi praticamente ciò che ne possa assicurare praticamente è la loro rispondenza ai bisogni dei cittadini. Ludi Lombardi, che stasera ci onora della sua presenza, è una brillante naturalista che ha collaborato con l'Università La Sapienza a Roma, occupandosi principalmente di micromammiferi, con particolare riguardo alle specie utilizzate come indicatori dell'impatto ambientale, diciamo. Quindi lei è qualificata per parlarci di ambiente stasera. Inoltre lei ha esperienze in Spagna come ricercatrice naturalistica del più grande parco nazionale spagnolo di Doñana in Andalusia, è stata consulente per la comunità montana nell'ambito del progetto di Agenda 21 e nell'ambito del progetto Rete Natura per la regione Basilicata. Inoltre, lei collabora con l'Università della Calabria per ricerche soprattutto inerenti a una specie alloctona di scoiattolo introdotta a Maratea negli anni 80 che sta invadendo la Valle del Noce e anche Maumia. Quindi nelle sue numerose attività ha fatto anche delle varie pubblicazioni nelle materie studiate. Inoltre è una mamma e quindi chiaramente ha una sensibilità particolare in quel proprio, diciamo, di più derivante anche dal fatto di essere una mamma. Quindi le lasciamo la parola. Il professore Carnimeo è entrato direttamente nel nocciolo della questione, quindi puntando il dito contro la problematica della plastica usa e getta nelle mense scolastiche. Io invece adesso faccio una panoramica più ampia sul mondo della plastica e dell'effetto che la plastica ha in tutti gli ambiti, quindi nell'ambito ambientale e quello umano, in particolare sulla salute dell'uomo. La plastica moderna, sappiamo. Non si sente? Ecco, vicina. Sì, allora, la plastica moderna, quella che deriva dal petrolio, è entrata prepotentemente nel nostro modo di vivere. Sin dai tempi più antichi gli uomini già modellavano materiali plastici come l'argilla e la creta che avevano la proprietà di mantenere la forma loro impressa. In realtà si conoscono da molto tempo prodotti di origine naturale che possiamo considerare le prime materie plastiche della storia, come il caucciù nel regno vegetale, il corno appartenente al regno animale, l'ambra nel regno minerale. Ma cosa indichiamo oggi con il termine plastica moderna? La definizione esatta è questa: le materie plastiche sono prodotti di natura organica contenenti cioè carbonio e idrogeno
che assumono consistenza pastosa sotto l'azione del calore, in modo da essere facilmente plasmabili fino ad assumere la forma voluta, che mantengono poi al cessare dell'azione del calore. L'ascesa della plastica moderna coincide con quella dell'era industriale, è diventata essa stessa simbolo di progresso e di benessere. A inizio nel 1870 con la nascita della cellulosa, della celluloide, che è la prima materia plastica artificiale. Le ricerche che hanno portato alla scoperta poi della celluloide erano partite dalla necessità di sostituire il costoso avorio delle palle da biliardo, un gioco che veniva utilizzato, era molto diffuso in Bretagna, e quindi uno dei primi meriti della plastica, curioso, è proprio quello di aver salvato gli elefanti dall'estinzione. Dall'inizio del Novecento fu la volta della prima plastica sintetica termoindurendi, in realtà priva di sostanze naturali a differenza della celluloide, la bakelite. Negli anni 30 poi iniziarono le materie plastiche derivanti dal petrolio, il plexiglass, il PVC, il poliuretano. In Inghilterra nel 1933 è la volta del polietilene, nel 1938 nasce il nylon, la fibra sintetica usata per i tessuti, e nel 1954 l'italiano Natta inventa il Moplen, il polipropilene, che ancora oggi si usa anche in ambito alimentare. E per questa invenzione Natta ricevette il premio Nobel. Da allora in poi la corsa dei materiali plastici non si è più arrestata. Dal punto di vista chimico, le materie plastiche sono dei polimeri, cioè delle catene, delle lunghe catene costituite da molecole di grandi dimensioni, macromolecole formate da monomeri, delle molecole più piccole a base di carbonio e idrogeno. Un esempio sono l'etilene, il propilene, lo stirene, dai quali poi si ottengono i polimeri, quali il polietilene, il polistirene. Quindi la plastica moderna non è altro che un polimero sintetico e non naturale. Dal punto di vista del ciclo della lavorazione, quindi si parte dal petrolio, quindi una volta ottenuto i monomeri attraverso reazioni di polimerizzazione si arriva alla formazione della resina sintetica, che è un prodotto molle e pastoso, alla quale a questa resina poi si aggiungono gli additivi quali ammorbidenti, indurenti, lubrificanti, insomma, cioè quelle sostanze che sono adatte a dare alla plastica le proprietà desiderate in base ai prodotti che si devono realizzare. La resina poi viene trasformata in granuli, polveri, fibre o lipidi e quindi avviate all'industria della plastica. I polimeri plastici possono essere distinti in due famiglie, i polimeri termoplastici e termoindurenti. Quelli termoplastici sono quei polimeri che sottoposti all'azione del calore si fondono e si deformano assumendo le forme desiderate e riprendono lo stato solido raffreddandosi. Questi possono essere rimodellati più volte, quindi le resine termoplastiche sono facilmente riciclabili, a differenza dei polimeri termoindurenti che una volta sagomate e raffreddate non possono essere risagomate, quindi non sono riciclabili. Qui abbiamo un elenco di resine termoplastiche, vabbè, le più note, le sigle le conosciamo, il polietilene, il PET, PVC, il polistirene o il polistirolo, il nylon, e a fianco nell'immagine potete vedere i vari usi che se ne possono fare. Quindi le resine termoplastiche, le resine termoindurenti, che sono le resine possidiche utilizzate per le vernici, gli adesivi, e le resine melamminiche, che invece sono usate per la produzione di laminati plastici, di stoviglie rigide, antiurti, soprattutto servizi da tavolo, piatti, anche la vilpelle fa parte di questi, delle resine termoindurenti, il poliestere usato per le fibre tessili. Notevoli e uniche sono le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche della plastica. Innanzitutto le plastiche sono solide a temperatura, sono isolanti, elettrici, termici, acustici, hanno una grande durata nel tempo e resistenza alla corrosione, agli agenti atmosferici,
Inoltre presenta una buona resistenza agli sforzi, alle sollecitazioni, agli urti, si possono presentare con un'elevata rigidezza, una grande flessibilità. Sono duttili, malleabili e plastici, e ciò che maggiormente la caratterizza è la facile lavorabilità, perché le plastiche possono essere plasmate a basse temperature, massima a 200 gradi, quindi con bassissimo impiego di energia rispetto ad esempio ai metalli. Tutte queste proprietà ci portano a pensare ai grandi vantaggi e alle virtù della plastica, che infatti oramai si è inserita prepotentemente nella nostra vita. Basta guardarci attorno per renderci conto che siamo circondati nella casa, nell'ambiente di studio, di lavoro, di svago, addirittura nei nostri vestiti, perché può essere anche filata, come ho già detto, nei campi della tecnologia e della medicina poi fa da padrone. Soprattutto perché essendo economica da produrre, in questi campi poi c'è una notevole richiesta di prodotti sul mercato, quindi permette di associare, di conciliare insomma, i bassi costi di produzione con le caratteristiche fondamentali necessarie in questi campi, quindi la resistenza, la leggerezza, la facilità di assemblaggio. Se da un lato quindi tutte queste proprietà ci portano a considerare la plastica come una materia pregiata e unica, dall'altra i vantaggi sono notevoli. Svantaggi perché la plastica risulta il maggiore fattore di inquinamento del nostro pianeta, data l'enorme diffusione delle materie plastiche associata poi a una cattiva educazione ambientale. Da dove derivano i difetti della plastica? Innanzitutto dalla sua origine, risiede nel petrolio, e questo comporta un primo livello di inquinamento dovuto all'estrazione stessa degli idrocarburi. Poi ne segue il processo di trasformazione del petrolio in plastica con ulteriori emissioni nocive per la salute e per l'ambiente, e infine tutto questo continua anche quando la plastica appunto esaurito il suo ciclo a servizio dell'uomo, perché essendo la plastica non biodegradabile, la maggior parte delle plastiche non biodegradabile, se viene abbandonata nell'ambiente vi rimane per parecchi anni. Per meglio capire l'entità di questo problema sconcertante, guardiamo bene questa foto pubblicata sulla rivista del National Geographic a giugno dello scorso anno, quindi nel 2018. Sembra la punta di un iceberg che emerge dalle acque, invece se scorriamo la copertina verso il basso ci rendiamo conto che si tratta di un'enorme busta di plastica. Forse l'avete anche, vi è passata davanti sulle varie attrezzature elettroniche. Sulla copertina c'è scritto Planet or Plastic, e questo è il titolo della campagna shock che il National Geographic ha portato avanti per sensibilizzare sull'impatto dell'inquinamento da plastica che oramai è diffuso sulla Terra. Insomma, oramai il mondo è invaso dalla plastica, e la plastica addirittura meglio di internet rappresenta il fenomeno della globalizzazione. Ne dipendiamo, la stiamo disseminando ovunque, e di chi è la colpa? La colpa in realtà è solo nostra. Più avanti vedrete 10 immagini raccolte dal National Geographic che raccontano in modo eloquente i danni che 8 milioni di tonnellate di rifiuto di plastica producono all'ambiente. Osserviamole, questa è appunto, facendo riferimento alla figura precedente, è solo la punta dell'iceberg. È una cicogna racchiusa in una busta di plastica, parla da sola. Le periferie delle città, la plastica in mare, famiglie che vivono nella plastica, una tartaruga che si è adattata crescendo a una cintura di plastica, ancora periferie, una tartaruga vittima delle reti che rappresentano una delle minacce del Mediterraneo attualmente, il cotton pioc non biodegradabile con il cavalluccio marino, nella savana addirittura la plastica, nei fiumi. Allora la domanda che ci dobbiamo porre: possiamo goderci questo materiale miracoloso e mantenere pulito l'ambiente?
in realtà non c'è solo la plastica. Quante volte pensiamo che quelli non pensiamo che quelli che possono sembrare solo distratti gesti di inciviltà, come gettare nell'ambiente una gomma da masticare, un mozzicone di sigaretta, una carta di caramella, possono condizionare moltissimo il futuro della nostra terra, contribuendo all'inquinamento di acqua, terra e aria. Per meglio comprendere gli effetti che questi abbandoni incontrollati di rifiuti, anche piccoli, hanno sull'ambiente, basta guardare la foto a fianco dove sono riportati i tempi in cui alcuni degli oggetti di uso comune si degradano. A partire dai mozziconi di sigaretta, pensiamo che ogni anno in Italia vengono buttati a terra 72 miliardi di mozziconi di sigaretta e il 40% di questi mozziconi finiscono nelle spiagge e nel mare. E impiegano da 2 a 12 anni in base al contenuto di plastica nel mozzicone di sigaretta. Le gomme da masticare fino a 5 anni, le lattine di alluminio fino a 100 anni, la bottiglia di plastica mai completamente. E la natura certamente cura, nasconde, tra virgolette, le ferite che noi provochiamo all'ambiente, ma lo fa con tempi lunghissimi perché i processi di degradazione possono durare centinaia di anni, dipende dalle condizioni ambientali, dagli agenti atmosferici, dai batteri che la trasformano. In realtà noi non li vediamo più, ma continuano ad esistere in forme invisibili. Quindi quello che dobbiamo capire è che la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo dipende innanzitutto, per prima cosa, dai comportamenti e dalle azioni che noi compiamo quotidianamente nel nostro piccolo. Ritorniamo alle plastiche, che poi sono la problematica più evidente dell'inquinamento ambientale. Si può quantificare la plastica? Beh, la quantità di plastica che viene rilasciata nell'ambiente ha numeri esorbitanti. Io ho riportato solo uno studio recente, il 91 che riporta che il 91% dei rifiuti di plastica fino al 2015, quindi fino a 4 anni fa, non è stato riciclato. Cioè degli 8,3 miliardi di tonnellate di plastica prodotti fino al 2015, 6,3 miliardi sono diventati rifiuti. Di questi solo il 9% è stato riciclato, mentre il 79% è dispersa come immondizia e quindi si sta accumulando nelle discariche. Se continuiamo di questo passo, entro il 2050 ci saranno 12 miliardi di tonnellate di plastica nelle discariche. E dicono gli studiosi che non si tratta solo del fatto che produciamo tanta plastica, ma che continuiamo a produrne altra anno dopo anno. Quindi se la plastica impiega oltre 1000 anni per degradarsi, la maggior parte di quella prodotta esiste ancora in qualche forma. Comunque la meta finale di tutta la plastica è gli oceani. Sappiamo che oramai se ne parla sempre nei vari telegiornali, che sono 5 le aree oceaniche di accumulo di rifiuti galleggianti al mondo. E l'isola di plastica del Pacifico del Nord, che si trova tra la California, le Hawaii e il Giappone, è quella più grande. Si trova in una regione dove le correnti superficiali formate dai venti creano un vortice, cioè una zona di convergenza e di accumulo di detriti, la maggior parte dei quali è costituita da frammenti di plastica di grandi e piccole dimensioni. Immaginate che la macroplastica, la microplastica corrisponde a 79.000 tonnellate. Si estende a una superficie pari a 1,6 milioni di chilometri quadrati, ossia 5 volte l'Italia, e le microplastiche rappresentano l'8% della massa totale. Noi pensiamo che l'isola di plastica del Pacifico sia lontana da noi, non siamo responsabili, invece ce l'abbiamo anche nel Mediterraneo, la nostra isola di plastica, nell'arcipelago toscano, dove la concentrazione delle microplastiche supera a volte anche quella del vortice del Pacifico, quindi ci tocca da vicino. E ancora, la cosa più grave, recenti studi della comunità scientifica evidenziano una preoccupante discrepanza
tra la plastica che ogni anno viene immessa negli oceani e quella che realmente si riscontra negli oceani. Quindi anche nel vortice del Pacifico del Nord si sarebbe dovuta trovare una maggiore quantità di plastica rispetto a quella attuale, quella studiata. La differenza tra questi due ordini di grandezza suggerisce che esistono meccanismi che rimuovono la plastica dalla superficie dell'oceano e la frammentano in particelle più piccole. Se noi consideriamo che la produzione mondiale della plastica, più o meno il 40% è costituito da polimeri plastici pesanti e l'altro rimanente dalla plastica galleggiante. Quindi quando arriva a mare, circa metà della plastica va a fondo e va ad accumularsi nei sedimenti, nei canyon sottomarini per un po', perché poi quando il detrito del mare la frantuma, i vari pezzi cominciano a emergere e stazionano alle varie profondità. Il resto dei polimeri galleggianti che avremmo dovuto trovare ma che non sono state ritrovate rimane intrappolato lungo le coste oppure perde galleggiabilità a causa di processi chimici, e la cosa ancora più grave è che molte volte è ingerito dagli organismi marini. Infatti quando i rifiuti stanno in superficie soggetti alle azioni delle onde, delle radiazioni solari, insomma di vari agenti atmosferici, si frammentano in parti più piccole e le creature marine e gli uccelli scambiano questi piccoli pezzi di plastica per cibo e mangiandoli ne muoiono. Muoiono di fame con lo stomaco pieno di rifiuti perché viene ridotta la loro capacità di assorbire nutrienti. Vittime famose sono le tartarughe marine che scambiano i sacchetti di plastica per meduse, le balene, gli uccelli. Sono in totale 267 le specie animali vittime della plastica e ogni anno si stima che la plastica uccida 100.000 creature marine. E qua si può notare come lo stomaco di quest'albatros è pieno di plastica. E quindi non è difficile immaginare quali siano le conseguenze biologiche in un imminente futuro per gli organismi marini e per l'uomo. Appunto, e l'uomo, vi volevo far vedere un video eloquente dove... Vediamo se parte. Sconcertante dell'inquinamento da plastica, l'avvelenamento della catena alimentare. Praticamente tutti i tipi di materie plastiche contengono sostanze tossiche, che sono quelle sostanze che vengono aggiunte alla resina di cui parlavo prima, no? le resine, nella fase di lavorazione per conferire alla plastica le proprietà desiderate, quindi durezza, malleabilità, insomma le combinazioni chimiche sono migliaia. La plastica inoltre si comporta come una spugna, assorbendo le sostanze chimiche tossiche presenti nell'ambiente e nell'acqua, perché i polimeri sintetici di cui la plastica è composta hanno la capacità di legarsi a veleni ambientali quali il DDT, il policlorobifenile, il mercurio, più ne ha più ne meno. Questi inquinanti tossici quindi contaminano la superficie delle materie plastiche e si concentrano su di esse e finiscono così nella catena alimentare. In che modo? Come ho già detto prima, l'attrito, gli agenti atmosferici causano
la decomposizione della plastica in microplastiche, particelle minuscole, che quindi rilasciano negli oceani, portano con sé queste sostanze chimiche che vengono poi assorbite dalle creature marine. Infatti le microplastiche assomigliano al plancton, le particelle elementari da cui parte la catena alimentare negli oceani e si rigenera la vita. Il problema è che le creature marine non riescono più a distinguere il plancton dalla plastica, quindi la concentrazione dei veleni continua a crescere nella catena alimentare con l'aumento delle dimensioni degli animali e finisce quindi nei nostri piatti e nel nostro organismo con un processo che prende il nome di accumulo biologico. Il problema, passiamo da una cosa brutta a un'altra ancora più brutta, perché diventa ancora più grave e sconcertante quando consideriamo che le componenti tossiche della plastica sono un problema non solo quando la plastica diventa un rifiuto abbandonato nell'ambiente, ma addirittura mentre la stiamo ancora usando. Infatti le sostanze tossiche possono passare dalle confezioni in plastica agli alimenti in essi contenuti, come diceva il professor Carmineo, soprattutto nel caso in cui contengono una parte liquida, alcol o grassi e in presenza di calore, perché è proprio il calore che tende a favorire questo passaggio delle sostanze tossiche dal contenitore al loro contenuto. Quali sono le sostanze tossiche principali presenti nella plastica? Questo è un bollettino da guerra. Lo stirene, che è una sostanza contenuta nel polistirene e nel polistirolo, che ha una struttura simile agli estrogeni e può causare intossicazione e interferenze endocrine, oltre che tumori, leucemia, danneggia fegato, reni e polmoni. Il bisfenolo A, che è un indurente e che provoca danni allo sviluppo cerebrale e sessuale dei bambini, per esempio causa maturità sessuale precoce nelle ragazze, sovrappeso negli adulti, diabete, aumento del caso di cancro al seno e alla prostata, riduzione di spermatozoi, formazione degli organi sessuali, quindi un aumento dell'infertilità, altera lo sviluppo sessuale dei maschi perché agisce come estrogeno artificiale ad azione effeminante, causa ritmi cardiache, alterazioni del sistema nervoso, danni renali e tumori. Lo si trova in tantissimi oggetti, quindi contenitori rigidi e trasparenti in policarbonato, nelle bottiglie di plastica e anche nei rivestimenti in plastica che nelle lattine, nelle varie scatolette separano il metallo dal cibo. Solo nel 2011, dopo studi che sono partiti dal 1980, è scomparso in Europa dai biberon e dagli articoli per neonati. Poi la melanina, lo stirene si trova nelle plastiche del gruppo 6, mentre il bisfenolo insieme alla melanina e alla formaldeide nelle plastiche del gruppo 7. La melanina è una molecola utilizzata nelle resine termoindurenti, quindi materiale che è adoperato nella produzione di alcuni tipi di stoviglie, utensili da cucina, piatti, bicchieri, contenitori antiurto, mestoli, posate, provoca danni alle vie urinarie. La formaldeide, che si trova anche insomma, in cosmetici, rivestimenti dei mobili, è cancerogena e genotossica. E infine gli ftalati si liberano nel PVC, dal PVC e possono passare negli alimenti, soprattutto nei grassi. Causano danni al sistema endocrino, reni e fegato, oltre a disturbi del loro sviluppo. Il PVC attualmente è poco in uso nell'ambito alimentare e queste sostanze sono vietate anche nei giochi. Quindi, riassumendo, le componenti della plastica considerate quindi vanno ad interagire principalmente sul sistema endocrino, quindi nelle fasi delicate dello sviluppo fetale, neonatale e puberale del bambino, in presenza anche minima di queste sostanze. Quindi particolare attenzione va fatta durante la gravidanza, l'infanzia, l'adolescenza, periodi in cui i bambini sono più sensibili agli effetti dannosi di queste sostanze. E quindi a tal proposito andrebbe eliminato l'uso delle stoviglie di plastica, non solo a casa, ma anche negli ambienti pubblici come le mense scolastiche. Che cosa dobbiamo fare allora nel rapporto tra plastica e cibo? Noi sappiamo che l'alto numero dei componenti plastici potenzialmente dannosi
che possono avere un effetto cocktail, è la durata dell'esposizione a vita a cui siamo soggetti, cioè dallo stato prenatale fino alla morte, ci fa riflettere. Quindi perché rischiare? Quindi la cosa che si dovrebbe fare è evitare di consumare alimenti che sono stati a lungo a contatto con plastiche, con quelle tipologie di plastiche che hanno la capacità di cedere le sostanze tossiche presenti nei cibi che contengono. Quali oggetti si dovrebbero eliminare? Contenitori, piatti, bicchieri e posate di plastica, sia usa e getta che durevoli, come quelli in melamina. Bisogna evitare anche utensili da cucina impiegati a contatto con pentole e padelle calde, si possono sostituire con il legno. Per la cottura a microonda vanno usate esclusivamente piatti e contenitori in plastica contraddistinti da specifici simboli, meglio ritornare alla ceramica o al vetro. In Europa comunque la Francia ha fatto un passo avanti, perché già dal 2020 ha bandirà le stoviglie usa e getta sostituite da alternative più ecologiche, proprio perché preoccupati francesi per gli interferenti endocrini che rilasciano le plastiche monouso. Non so se è noto che dal 2012 piatti e bicchieri usa e getta si possono riciclare con la plastica, però bisogna puntualizzare che solo se pulite grossolanamente dai residui di cibo, quindi non importa se restano unti, basta eliminare pure con tovagliolini sporchi da buttare via i pezzi grossi di cibo. Attenzione alle posate, perché a causa di una estrusa norma europea queste non vanno conferite nella plastica ma nell'indifferenziato. Inoltre abbiamo parlato del riciclo delle stoviglie monouso, ma questo presenta delle oggettive difficoltà, sia perché sono realizzati con polimeri leggeri, poco pregiati, sia perché il rischio che finiscono nei bidoni della plastica con pezzi di cibo è particolarmente alto. È difficile riciclare veramente, più facile buttare le stoviglie nel secco o nell'umido addirittura con i residui di cibo. E nel secco vanno a finire anche le stoviglie in melamina, cioè quelle di plastica durevole, una volta che vengono dismesse. Non possono essere riciclate, sono plastiche, sono resine termoindurite. La ragione quindi per evitare di utilizzare le stoviglie in plastica, sia monouso che durevoli, sono duplici, legate all'ecologia, all'ambiente e quindi alla salute. Se consideriamo l'esempio degli studi effettuati sulla melamina, ci fanno riflettere, insomma, degli studi scientifici relativi ai piatti in melamina, che hanno evidenziato che l'abbinamento tra i piatti di plastica in melamina e pietanze calde sarebbe in grado di aumentare il rischio di formazione dei calcoli renali. Già il Ministero della Salute aveva evidenziato questo problema nel cibo destinato ad animali a causa della morte di numerosi cani e gatti che avevano mangiato concimi contaminati da melamina. Nel 2008 in Cina poi fu scoperto che la sostanza, la melamina, veniva aggiunta addirittura nel latte per neonati e bambini piccoli per aumentarne il contenuto proteico, e molti bambini morirono per insufficienza renale. Degli studi specifici spiegano che alla base della tossicità renale della melamina ci sono dei batteri gastrointestinali che favoriscono la cristallizzazione della melamina stessa insieme all'acido urico, formando calcoli renali anche in presenza di bassi dosaggi. Inoltre, nel 2013, alcuni ricercatori dell'Università di Taiwan hanno osservato gli effetti che la melamina riscaldata aveva su due gruppi di volontari. A questi era stato richiesto di consumare una minestra calda in piatti di plastica o di ceramica, e attraverso l'analisi delle urine i ricercatori hanno riscontrato un valore di melamina ben 8 volte più alto nell'organismo dei volontari che avevano mangiato nei piatti di plastica rispetto a coloro che avevano utilizzato piatti in ceramica. Quindi gli esperti suggeriscono di preferire sempre piatti in ceramica per servire pietanze calde. Ma c'è di più, perché il rilascio di melamina
può aumentare anche non solo per la temperatura dei cibi contenuti, ma anche per la presenza di cibi acidi e per la qualità delle stoviglie stesse. Infatti le stoviglie in melamina, quindi di plastica rigida, non devono essere mai usate quando la superficie inizia a perdere la propria lucentezza o risulta graffiata. Allora, ci chiediamo, ma esistono allora materie plastiche più... Sì, praticamente è meglio eliminarla. La soluzione è questa, perché la temperatura incide anche i detersivi un po' più corrosivi, più forti. Allora, in realtà esistono, ci dobbiamo domandare, allora le plastiche non servono proprio? Esistono delle plastiche più sicure di altre nel settore alimentare? In realtà sì, però dipende dall'uso che ne facciamo. Per esempio il PET, è quello usato per le bottiglie e i recipienti trasparenti dell'acqua, è sicuro solo se usato per prodotti freddi, perché l'alta temperatura ne causa la degradazione e il rilascio di sostanze dannose. Ma non mi metto a dire le altre sostanze, e quindi devono essere considerate monouso e non riusate a lungo. Poi c'è il polietilene ad alta densità, che è usata per i contenitori non trasparenti, vasetti di yogurt, per esempio, no? E questo invece resiste bene al calore ed è sempre preferibile rispetto al PET. Poi c'è il polietilene a bassa densità, che è usata, quella usata per i sacchetti dei freezer, pellicole alimentari. Questa non va usata ad alta temperatura e nemmeno va riusata a lungo, quindi dopo un po' i sacchetti per congelare devono essere buttati. E poi il polipropilene, quello di Giulio Natta, ritenuto sicuro, usato per i contenitori con coperchio e bottiglie non trasparenti. In questo caso più il contenitore è leggero, più va considerato monouso. Qua ho riassunto un po' i 9 motivi per ridurre il consumo della plastica. Bene, andiamo avanti. Allora, qual è la soluzione? Mi è piaciuto tanto un ricercatore, recentemente intervistato al TG1 qualche giorno fa, lavora al CNR di Lerici e ritiene che per risolvere il problema dell'inquinamento da plastica è necessario puntare all'economia circolare. Per quanto riguarda l'inquinamento della plastica degli oceani, il ricercatore dice che pensare di pulire il mare non è assolutamente sostenibile. Lui dice che per svuotare una vasca da bagno dove il livello dell'acqua è in continuo aumento, la prima cosa da fare non è andare a cercare un secchio più grande, quindi cercare di svuotare, di levare la plastica dal mare. La prima cosa da fare è chiudere il rubinetto, cioè quello di ridurre il consumo sfrenato di plastica. Bisogna puntare quindi all'economia circolare. Che cos'è? L'economia circolare si basa sulla consapevolezza che le materie prime del pianeta prima o poi si esauriranno e quindi il rifiuto diventa una risorsa e va valorizzata con il riciclo. Questo tipo di economia circolare si deve sostituire all'economia lineare, quella cioè basata sul concetto di produzione, uso e dismissione del bene, che appena non serve più diventa rifiuto. Perché proprio nell'economia circolare tutto ciò che è scarto per qualcuno può diventare una risorsa per altri. Noi come possiamo contribuire? Quindi la regola principale è quella di ridurre, riutilizzare e riciclare. Quindi innanzitutto un corretto smaltimento dei rifiuti, limitare il consumo di plastica prediligendo materiali biodegradabili, oggetti riutilizzabili, riciclati, mai articoli usa e getta. Acquistare in maniera più consapevole, preferendo materiali naturali e prodotti con poco imballaggio. Non bere acqua o mangiare cibo da contenitori di plastica, non mettere liquidi caldi o cibi caldi in contenitori di plastica, evitare il più PVC e il policarbonato per l'alto contenuto dei veleni, dedicare tempo alla pulizia dell'ambiente che ci circonda, compresi mari e spiagge, e sensibilizzare chi ci sta attorno ai problemi dell'inquinamento. Allora, molti chiedono, allora la bioplastica può essere un'alternativa alla plastica? Le bioplastiche sono quei materiali derivanti da materie prime rinnovabili, cioè polimeri a base vegetali come l'amido di mais, la canna da zucchero, la cellulosa. Non derivano quindi dal petrolio. La caratteristica principale è quella che, di essere biodegradabili
e compostabili, quindi a fine vita deve essere, la bioplastica deve essere conferita nell'umido, e soprattutto è importante saper riconoscere plastica e bioplastica, perché le strade dei due imballaggi si separano al momento del loro conferimento nei contenitori della raccolta differenziata. Se venisse conferita la bioplastica nel bidone della plastica, comprometterebbe la purezza dei materiali plastici da riciclare. I simboli della bioplastica sono quelli riportati in alto a destra. Ci sono quindi dei vantaggi per la bioplastica, quindi il fatto che non deriva dal petrolio, quindi non ci sono i problemi ambientali derivati dallo smaltimento dei prodotti plastici. Però d'altro canto ci sono degli svantaggi, perché questo, la bioplastica comporta una coltivazione intensiva di mais, grano, insomma, patate, anche l'uso di grosse quantità di pesticidi e tecniche di ingegneria genetica. Inoltre è necessario saper smaltire la bioplastica, quindi se la bioplastica rappresenta un'alternativa non tossica alla plastica, in realtà non è una soluzione completamente sostenibile per la plastica. A livello europeo che cosa abbiamo? A partire da maggio 2008 la Commissione europea ha portato avanti una strategia basata sull'economia circolare, focalizzando l'attenzione su 10 prodotti in plastica monouso e sugli attrezzi di pesca, che insieme costituiscono il 70% dei rifiuti marini in Europa. A partire cioè dal 2021 ci sarà il divieto di commercializzare prodotti come il cotton fioc, le posate, i piatti, le cannucce, i mescolatori per bevande e aste per palloncini. Questi non devono essere più fabbricati in plastica, ma con materiali sostenibili. Inoltre, i contenitori per bevande in plastica possono essere ammessi solo se i tappi coperchi restano attaccati al contenitore. Quindi l'obiettivo è quello di ridurre il consumo di plastica. Inoltre i produttori devono coprire i costi della raccolta e bonifica dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione, soprattutto per gli involucri, come ad esempio le patatine, i dolciumi, i filtri delle sigarette, le salviettine modificate, i palloncini. Le etichette poi devono essere chiare, che indicando come devono essere smaltiti una volta arrivati alla fine del loro ciclo di vita. L'obiettivo di raccolta è che entro il 2025 gli Stati membri dovranno arrivare a raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso. Sarà questo un passo avanti verso un mondo più pulito e un futuro migliore per i nostri figli? In Italia in realtà ha già fatto un passo avanti, perché dal 1 gennaio 2019 è andato avanti lo stop ai cotton fioc non biodegradabili, e a partire dal 2020 ci sarà anche il divieto di utilizzare le microplastiche nei cosmetici. E dato che l'Italia produce il 60% del make-up a livello mondiale, è una grande conquista. In realtà la cosa più importante è che tutti dobbiamo collaborare, dall'anello più piccolo a quello più grande della nostra società, quindi a partire dalle famiglie, che devono interagire con la scuola, con i politici locali, col governo centrale, insomma, perché in realtà dobbiamo togliere i paraocchi a chi continua a correre sulla via del finto benessere. Si può arrivare a un compromesso tra economia e natura, altrimenti ai nostri figli lasceremo solo un mondo di plastica. Quindi non si deve essere miopi guardando solo ai vantaggi immediati, ma dobbiamo pensare al futuro dei nostri figli, e oggi l'esempio ci viene proprio da loro. Non so se tutti conoscete Greta, una bambina attivista svedese di 15 anni che si batte contro il cambiamento climatico. A dicembre, alla conferenza mondiale sul clima tenutasi in Polonia, Greta ha puntato il dito contro i potenti, lanciando un grido d'allarme. Lei dice che l'ignoranza, le menzogne, il guadagno sfrenato, l'indifferenza porteranno al disastro ambientale. Cioè praticamente dice: ci state rubando il futuro. Lei si assenta tutti i giorni, tutti i venerdì da scuola per protestare davanti al governo svedese, accusato insieme ad altri governi di non fare abbastanza per proteggere il pianeta dal disastro ambientale. Lei dice che non può ancora votare, quindi questo è l'unico modo per far sentire la sua voce. Volevo farvi
volevo farvi sentire un piccolo pezzettino della... You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. Volevo concludere con queste ultime frasi che non sono riportate nel video ma che mi hanno colpito molto. Dice, ho imparato che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. E ancora, dite di amare i vostri figli sopra ogni altra cosa, eppure state rubando il loro futuro davanti ai loro stessi occhi. E quindi questo ci fa riflettere che in realtà se ce l'ha fatta lei, ognuno di noi può e deve essere Greta. Per questa sua relazione molto molto completa, piena di spunti e di motivi di riflessione per ognuno di noi. E inoltre adesso do la parola al sindaco di Latronico, perché nel comune di Latronico sono state introdotte le stoviglie di ceramica, ma diciamo esempi ce ne sono tanti, come leggevo poco fa del Policlinico Sant'Ursula di Bologna, diciamo, con un risparmio anche notevole, quindi vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Quindi chiediamo al sindaco di Latronico di raccontarci questa esperienza e anche le difficoltà che sono state incontrate eventualmente anche nella reazione dei bambini eventualmente, insomma. Diamo la parola. Grazie, si sente? Sì. Buonasera, grazie, complimenti dopo una bellissima lezione sull'ambiente, è più difficile prendere la parola, però ringrazio l'associazione Se non ora quando che ci ha invitato per raccontare la nostra esperienza e saluto il vice sindaco di Lauria che ci fa gli onori di casa e tutti i consiglieri comunali che ho visto presenti. Un po' di invidia ce l'ho perché è bella avere una partecipazione così, non in tutti i paesi si trova associazioni che stimolano, no? Perché poi noi molte volte siamo anche soli a prendere decisioni, quando ci sono chi ci stimola è sempre buono anche per un confronto perché è più facile prendere decisioni. Latronico, è vero, siamo per questa cosa le sfide, ma per molte cose che abbiamo visto noi in questi 7 anni, anche perché qui con me c'è il vice sindaco Castellano, l'assessore Castellano, l'assessore Gesualdi, che qui la Parizia Comune abbiamo fatto una bellissima dedicazione. Sono 7 anni che noi parliamo di ambiente, molte scelte non sono state sempre, pensate soltanto alle stupidaggini, purtroppo la cittadinanza ha dovuto dire anche così, non il fatto della mensa che ci abbiamo dopo. Però noi nel 2013 la prima cosa che facevamo una casa dell'acqua, solo che dall'Atronico vanno a prendere l'acqua con le bottiglie di vetro, con un gettone, quello evitare la plastica. E quello è sempre una stupidaggine, però abituare la gente già poi la macchinetta dove tira i punti, quelle dove si porta la plastica, si porta l'alluminio, che ti danno i punti per andare a fare la spesa, anche questo è stato un modo.
Però oggi tutto questo che abbiamo visto, che fa parte dell'economia circolare, purtroppo in un paese come nella Basilicata ancora ci sono i propri limiti, i limiti, perché purtroppo ancora manca l'impiantistica per fare anche il riciclo di questa. Quindi molte volte si fa la differenziata, ma per i costi spesso va a finire addirittura nelle discariche lo stesso. Quindi speriamo, noi c'è pure la volontà, la forza, stiamo combattendo per fare un impianto proprio di recupero dei rifiuti differenziati, per la prima cosa. Però per ritornare all'argomento della mensa, noi è nato da una necessità, è nata una virtù. Perché cosa è successo alla Toni? Cosa che forse pure Laurio ci toccò. Ci fu un'azienda napoletana che faceva da noi la mensa. Ci fu un'azienda napoletana, mi sentite? Che gestiva la mensa. Sia noi che Lago Negro ci fu un casino, perché il porto di cibi ha variati. I cittadini giustamente fecero un bordello, fecero un casino, noi togliemmo il servizio mensa a questa ditta. Allora i cittadini volevano togliere proprio il servizio mensa. All'atronico si pagava il ticket mensa, il massimo, perché ci sono le tariffe come penso anche alla mia, il massimo era 2,60 euro. Quanto? 2,60 euro, all'epoca, due anni fa. Allora cosa successe? I genitori volevano togliere, per questo fatto qua volevano togliere la mensa. Fece un'assemblea abbastanza, diciamo, con gli animati insieme con la consigliere Parise e gli altri assessori, in cui noi poi avevamo il problema della cucina, perché noi abbiamo due scuole, una all'Atronico e una a Gromonti, come se fossi sindaco di due comuni, perché sono 15 km di distanza. E quindi una scuola media qui, una scuola media da Gromonte, sono tutte duplicate le scuole. Allora cosa successe? La Tronto mancava proprio da cucinare, e quindi portavano il cibo da Lago Negro, mentre da Gromonte si cucinava sul posto. Quando facevamo questa riunione, i genitori fecero casino: no, non ci portiamo più i bambini, non vogliamo. E cercare di far capire che dovevamo salvare il servizio, perché era una conquista per la mensa, non dovevamo tornare indietro, togliere proprio il servizio, perché non eravamo capaci. Allora chiesi ai genitori di aiutarci, facemmo un comitato mensa, che coordinato dalla consigliera Pina Parisi, in cui allargato tutti i genitori che volevano partecipare. Intanto abbiamo dato per una, quasi un anno, sei mesi, nel frattempo che facessimo il bando. Questi genitori quindi hanno fatto da filtro con gli altri genitori, con gli altri rappresentanti. Quindi hanno deciso loro il bando da fare. Chiaramente hanno fatto capire gli altri genitori che non si può pagare 2,60 euro un ticket. E quindi hanno chiesto prima cosa di aumentare il costo. Quindi abbiamo aumentato il costo del biglietto, cioè loro stessi hanno scelto di aumentare il costo del biglietto. Hanno deciso di aumentare la qualità del cibo per mettere nel capitolato di gara, e soprattutto hanno deciso, perché bisogna dare a Cesare quello che di Cesare, di togliere i piatti di plastica. Oh, no. Con i piatti che abbiamo detto prima di porcellana, ceramica, e qui toglie proprio la plastica. E l'idea che per noi è stata bellissima. Chiaramente loro poi hanno fatto da filtro con gli altri genitori, perché immaginate che sono iniziati a fare come succede in tutti i comuni, no? Succede, e chissà quando arriva il biglietto adesso, chissà come sarà, chissà come non sarà. In poche parole, abbiamo fatto la gara, nel frattempo abbiamo fatto i lavori della nuova cucina all'Atronico, non avevamo neanche tutta la cucina perché bisognava integrare alcuni pezzi, non avevamo. Abbiamo fatto un bando di gara in cui abbiamo chiesto alle aziende, oltre al servizio, anche di integrare i pezzi della cucina che mancavano e di procurarsi, quindi noi al comune, di procurarsi stesse le aziende le lavastoviglie, perché non potevamo comprare o acquistare. Abbiamo fatto la gara, hanno partecipato 6 o 7 aziende. Ha vinto un'azienda. Adesso il biglietto massimo è 3,60 euro. Il massimo che si paga di sé, quindi si paga 2 euro, 2,40 euro, 2,90 euro e 3,60 euro. Hanno integrato e hanno portato qui i piatti. Abbiamo iniziato dal 1 gennaio, dal 7 gennaio, era stato il primo giorno di scuola con i piatti, sono da mangiare a mensa, i bambini sono tutti contenti. Adesso avevamo una difficoltà perché c'era una scuola che non c'ha la cucina, perché lì scuola media e scuola elementare sono insieme,
Poi c'è la scuola materna, ad esempio, che è distaccata e quindi sono pochi bambini, però per questioni igieniche, la dottoressa Cagliardi lo sa più di me, per questioni igieniche non si possono portare i piatti di ceramica a lavarli e quindi bisognava ancora riportare quelli di plastica. I genitori ci hanno chiesto che pure lì devono avere i servizi, ma stiamo vedendo come fare, perché vorremmo evitare la melanina, proprio per quello che si è detto, perché alla fine non abbiamo risolto lo stesso il problema. Mi diceva l'azienda che stanno usando nuovi prodotti biodegradabili, stanno vedendo se si trovano proprio, perché ancora è difficile, perché questo fatto della Comunità Europea dal 2021 ha fatto questa direttiva, questo ci aiuta perché anche l'industria italiana sta adesso finalmente investendo in questo settore, quindi dicono che ultimamente hanno fatto pure dei piatti biocombustibili che si potrebbero usare, forse per questi pochi bambini useremo questo nel frattempo, però dico, molti questa cosa qui, io non me lo immaginavo, ma ha avuto apprezzamento da parte di tutti, perché tutti quanti si sono ricordati come si andava prima a scuola, con i piatti di una volta, si lavava, i dipendenti sono contenti, quindi io spero che anche la UIA pensi che Bruna si impegnerà in questo e quindi penso che anche la UIA riuscirà a fare la stessa cosa. Sono contento che l'Unione Europea finalmente nel 2021 abbia dato questo. Fa piacere pure il fatto di Cotorgioc, perché in qualche cosa siamo il primario, almeno in qualche cosa, e bisogna dar merito a un parlamentare, il Meteo Realacci, che poi non è stato neanche il candidato, ma è stato lui che ha fatto una grande battaglia per queste cose. E se quella bambina della Spezia si lamenta della Spezia, che è uno dei paesi più avanzati, per noi, immaginiamoci noi, quindi manca proprio il senso forte di. Quindi complimenti veramente a voi. Per questa cosa e grazie. Ringraziamo il sindaco di Latronico. Diamo la parola adesso all'assessore Bruna Gagliardi. Naturalmente, sicuramente non siamo in dubbio la sensibilità ambientale sia personalmente sia dell'amministrazione e sappiamo chiaramente di quanto è problematico l'amministrazione comunale deve affrontare, non ultimo il problema della frana qui a Lauria, quindi siamo consapevoli di tutto questo, però vediamo la parola, vediamo la posizione dell'amministrazione di Lauria. Buonasera a tutti, mi alzo più che altro per farmi vedere anche da chi è in fondo. Sì, si sente? Sì, chiediamo scusa e ha dovuto fare ricorso alla bottiglietta. Non ho neanche presa perché sembrava un po' per la verità. Forse mi sentite anche senza microfono, vero? Forse facciamo prima così, anche perché gesticolano poco. Allora, permettetemi un paio di considerazioni, una di carattere generale, perché io sono venuta proprio qui così dal comune, volutamente non ho studiato nulla perché in qualche modo il palcoscenico non era il mio questa sera. Era di Fausto e di Ludgarda, alla quale devo fare peraltro i complimenti per questa magnifica relazione. Mi hai fatto rispolverare un po' di cose studiate un po' di tempo fa, attualissime peraltro, e ovviamente i complimenti a Fausto come amministratore virtuoso. Che cosa dire? Una considerazione di ordine generale. Abbiamo in qualche modo tutti contribuito fino ad oggi, fino a questi ultimi anni in cui la coscienza ecologica e ambientale è cresciuta trasversalmente in tutti noi, in qualche modo contribuito a distruggere il nostro pianeta. Comunque ci abbiamo dato una bella botta, diciamo così. Vero è che le politiche nazionali e internazionali stanno al di sopra delle nostre teste, però i comportamenti virtuosi limitano i danni ed è quello a questi comportamenti virtuosi la dottoressa ci invitava poco fa.
Che cosa dire? Alle generazioni future noi lasciamo un pianeta sofferente, che probabilmente con i nostri comportamenti virtuosi da oggi innanzi o da qualche anno fa, a partire da qualche anno fa, forse potranno limitare i danni, forse potranno limitare i danni, però sta di fatto che le politiche a largo respiro dettate, correggimi se sbaglio Fausto, dall'economia, perché lo immaginavo prima e da quando sono amministratore l'ho capito fino in fondo, dietro le strategie sociali, ambientali, si muove sempre il vile danaro, è quello che detta legge. E allora immaginare un mondo, non conosco l'inglese, plastic free si può dire? Plastic free è probabilmente impossibile, perché se la plastica è arrivata qualche decennio fa a invadere prepotentemente le nostre vite e in qualche modo ce le ha anche semplificate, perché la bacinella di plastica penso che sia ancora oggi a casa di ognuno di noi, non forse in un unico esemplare ma anche in più formati, in più colori e in varie dimensioni, questo per dirne una. Stavo provando quando mandavi il video a ripensare le varie stanze della mia casa o delle mie case e a immaginare una stanza che non abbia, per quanto io non la ami, che non abbia un utensile, un attrezzo di plastica. Io personalmente, questo per inciso, detesto i rumori e quindi anche il rumore della bottiglia di plastica quando viene presa, quando viene schiacciata, mi sollecita sfavorevolmente, negativamente. Quindi da un po' di tempo ho detto, io bevo l'acqua del sindaco perché risparmio, convalisco, come si dire, non ho l'impiccio di dover portare le sportine di plastica eccetera eccetera. Cioè ognuno di noi, penso, per comodità, per sane abitudini, ha imparato, anche con la differenziata del nostro comune, a ridurre, a, come dire, ad adottare dei comportamenti che non solo sono dettati da un utilizzo corretto delle nostre pattumiere eccetera eccetera, ma che si riverberano poi sulla salvaguardia del pianeta. E a questo per questa cosa mi ricollego idealmente ad un recentissimo passato che mi ha visto assessore all'ambiente, quando con la professoressa Gaglietta e con se non ora quando abbiamo o con Lopez, non vorrei sbagliare, era con se non ora quando, nella settimana della SER, della europea della riduzione dei rifiuti, abbiamo organizzato tutta una settimana in cui il riciclo, il riuso prepotentemente degli oggetti plastici hanno visto proprio una seconda vita. E quindi già all'epoca ci eravamo posti il problema, il connubio, come salvaguardare l'ambiente e contestualmente ridurre questa plastica, riciclare, dare una nuova vita a tutto ciò che oggi per noi è rifiuto. Inutile dirvi, vedo tante insegnanti in sala, perché hanno collaborato con noi, hanno fatto sì all'epoca che la SER, la settimana della SER riuscisse bene, che la maggior parte di questi oggetti sono di natura plastica. Quindi questo a significare che cosa? Che il tema plastica è vivo in ognuno di noi. Quarto punto del mio indice mentale è che molto spesso gli amministratori vengono percepiti quasi come degli antagonisti alla popolazione. Penso, Fausto, che anche se tu sei un sindaco molto amato, ti sarà capitato più e più volte. E quello che ho provato a dire l'altro giorno agli amici della Contrada Galdo, interessati alla frana, è di tutte le realtà economiche che stanno patendo per l'interruzione della strada, è che noi prima di essere amministratori siamo cittadini e molto spesso siamo anche genitori. Quindi magari io sono un genitore più attempato, però
ho avuto i figli che hanno mangiato sempre a mensa, quindi non è a dire che io non ho, ho avuto contezza del problema degli atti di plastica, addirittura io ho avuto la fortuna di fare il tempo pieno, è nato quando io facevo la terza elementare, quindi terza, quarta e quinta ho avuto la fortuna di mangiare a scuola, perché credo che sia un momento di grandissima socialità e socializzazione, quindi credo che abbia non solo il risvolto positivo di sollevare le famiglie, soprattutto lì dove i genitori lavorano entrambi, dall'incombenza di far mangiare i figli, ma anche e soprattutto una valenza sociale e pedagogica, capisco, correggimi se sbaglio, perché gli insegnanti ci possono tranquillamente confermare che ha una, è un momento di unione, di, come dire, di condivisione importantissimo, dove si azzerano le differenze, si azzera l'estrazione sociale, si azzera tutto, si è tutti uniti a un tavolo e si mangia tutti insieme. Veniamo alle nostre mense, perché la mia presenza qui, anzi la professoressa mi ha detto grazie, hai avuto coraggio. Io, il mio coraggio viene dalla, probabilmente dalla mia buona fede. Sono una neoassessora a ramo, c'è chi mi ha preceduto egregiamente, quindi se dirò fesserie Antonino correggi, mi correggerai. La mia buona fede nasce dove? Dalla volontà mia personale e poi di questa amministrazione, in un discorso che affonda le radici addirittura alla precedente amministrazione, di arrivare a una abolizione totale del monouso nei vari plessi scolastici. Però il percorso deve, ahimè, essere graduale, perché presuppone una serie di passaggi che devono fare i conti, ahimè, anche con le economie. Io mi piace riferire al collega sindaco del paese di Cinione i nostri dati. Mi hai detto è come se io avessi due, fossi il sindaco di due paesi, e io ti dico che riferita alle mense è come se io fossi l'assessore alla pubblica istruzione di 16 punti terminali di distribuzione. Cioè, cari concittadini e cari amici, noi abbiamo una realtà territoriale che non è paragonabile a nessun altro comune della zona, addirittura in Basilicata, uno dei comuni che si avvicina al nostro per estensione territoriale, per numeri, per densità di popolazione e Avia. Nel nostro circondario non esistono paesi con le nostre caratteristiche. Questo per carità, come dicevano i latini, scusatio non petita, accusatio manifesta, non è questo il caso. Lo dico perché quando si parla di situazioni oggettive si deve partire da un dato e si deve arrivare ad un altro dato, perché altrimenti parliamo di aria fritta, perché anche in questo caso i numeri si traducono poi in denari, cari amici. Allora noi abbiamo 1035 allievi delle nostre scuole dell'obbligo, ovviamente distribuiti su 16 punti terminali di cottura. Il 56% di questi allievi hanno la possibilità di usufruire del servizio lavastoviglie, questo perché il punto fondamentale della discussione è questa. Ne resta scoperto il 44%. In particolare, così, perché le percentuali poi sono sterili e non dicono nulla, noi abbiamo 6 plessi scolastici che sono ancora sprovvisti della apparecchiatura della lavastoviglie. Questo perché? E parto dalla Brancati, e Antonino, se vuoi intervenire al proposito, viene al mio fianco.
La Brancati, addirittura nel vecchio appalto della mensa, era stata prevista la lavastoviglie, come esattamente ha detto Isa, alla Brancati. Quando è partito la ditta che ha vinto l'appalto, la lavastoviglie l'ha comprata. Quando è partito l'appalto, l'anno scolastico per intenderci, il plesso Brancati era interessato dai lavori, per cui, Antonino, correggimi anche qui perché riguarda il tuo operato e non vorrei dire bagianate, ma mi pare che questa sia la verità. Anziché far stare un anno ferma un apparecchio come quello, che è costato anche dei soldi, in un magazzino perché non era possibile installarlo in quanto il plesso era interessato dai lavori di ristrutturazione, lo si portò alla Marconi e lo si posizionò lì. È vero, non esistono alunni di serie A e alunni di serie B, non è che gli alunni del rione inferiore non meritano la lavastoviglie, ma la meritano pure quelli di Galbo, la meritano quelli di Pecorone, la meritano quelli della Giovanni XXIII e così via dicendo. Quindi io la faccio molto breve, perché poi qui posso giocare in qualche modo, come dire, in casa, perché il mio ruolo di assessore si incrocia con quello che è il mio ruolo professionale, per cui io nella mia attività lavorativa mi trovo anche a controllare le mense scolastiche e con Franca, la responsabile della commissione mense, tra parentesi anche noi abbiamo un ottimo comitato che supporta, affianca l'ufficio socioassistenziale e in qualche modo interloquisce anche con noi, come dire, tecnici e ispettori degli alimenti. Quindi stavo dicendo, in questi plessi la nostra ispezione igienico-sanitaria si appella e si ispira ad una normativa che impone che i piatti pronti con il cibo dentro i piatti non debbano incrociare il piatto sporco che va lavato a mano, va buttato, va lavato in lavastoviglie, cioè il cosiddetto percorso sporco pulito. Ora, la maggior parte dei nostri plessi scolastici non è di recente costruzione, per cui di questi 6 plessi che sono ancora sprovvisti della lavastoviglie, soltanto in 3 è possibile, 2 è possibile subito e probabilmente verrà messo nel nuovo bando, nel nuovo capitolato per la nuova ditta che vincerà perché sta per scadere a maggio 2019, scadrà l'appalto di questa ditta attualmente in carica. Per l'anno prossimo già Giovanni XXIII e la Brancati potranno già essere dotati di lavastoviglie. Esiste però, e io per amore di chiarezza lo devo dire, esistono dei plessi come Pecorone, come a Galdo con qualche lavoro si potrà intervenire, esistono plessi come Pecorone o come la scuola dell'infanzia di Seluci, dove, cari amici, la struttura, nonostante si vogliano investire dei danari, nonostante si voglia, ci sia la volontà di creare il percorso sporco pulito, la struttura non consente la realizzazione di questi percorsi. Quindi la conseguenza immediata è che è inutile in questi plessi comprare la lavastoviglie, perché noi ispettori degli alimenti, appena andiamo lì, dobbiamo in qualche modo far chiudere, perché il piatto non si può incontrare col piatto pulito, con la derrata alimentare, non si può incontrare col piatto sporco. Quindi come? Basta un piccolo tocco, voglio dire. No, professoressa, questo è lo spazio per. No, esatto, è troppo semplice. Questo sì, quello che dici. D'altra parte c'è la diminuzione demografica. Se mi fa finire, non c'è arrivo. Quello che dice lei, un piccolo ritocco,
possibile fare per la Brancati, per la Walter di Monti, per Galdo, per la Giovanni XXIII, mentre per Pellegrini e per l'infanzia di Seducci la struttura non consente. Seppure avessimo soldi a Iosa, noi non lo potremmo creare. Questa sintesi non nasce dalla mia follia o dalla mia fantasia, nasce da un sopralluogo congiunto dell'ufficio socioassistenziale con l'allora, no, mi pare che era addirittura la giunta Miti Tieri, e con, sì, però dico che chi ha deciso il sì o il no non è stato neanche il comune, sono stati gli ispettori dell'azienda sanitaria, che poi alla fine, professoressa, sono quelli che rilasciano il parere favorevole o sfavorevole. Quindi, poiché gli interventi devono essere ispirati ad una norma precisa a cui noi dobbiamo attenerci, i presupposti per poter fare questi lavori esistono solo in questi plessi che vi ho detto. Ora, che significa? Non significa che noi lasceremo a piedi queste scuole, perché è volontà di questa amministrazione arrivare all'abolizione dell'uso del monouso, scusate. Però al di là delle lavastoviglie, come mai poi avete introdotto la melamina, visto che sapete che provoca tanti danni? Allora, cara signora, una mediazione si deve trovare. Non volete il monouso, ma non è possibile ancora mettere la ceramica, una via di mezzo si deve trovare. Avevamo anche pensato al lancio box, ma dopo le polemiche del comune di Livello, e sappiamo bene che cosa ha passato il sindaco, gli assessori, solo noi come ispettori di Agnese siamo stati investiti dai carabinieri, dal NAS, è successo l'ira di Dio, è stato, io veramente vivendola dall'altro lato del tavolo ho dovuto convenire che molto spesso non si è mai contenti per farla bene. Quindi io non mi voglio dilungare né su meriti né su demeriti, dico soltanto che chiedo scusa, no, perché non ho grande voce, quindi poi mi stanno. La volontà è quella di andare incontro ad un immediato futuro che veda le lavastoviglie e quindi a monte il piatto di porcellana in tutti i plessi scolastici. Quindi già io penso a settembre noi avremo il quadro quasi la totalità dei plessi completato da questo, perché noi andiamo a fare una nuova gara. Fausto, tu sai meglio di me, in un capitolato, in un bando, inserisci quella che è la tua volontà politica, e la nostra volontà politica io ve la sto riportando stasera. Però c'è da dire, e mi ha anticipato la professoressa, che i numeri non sono confortanti. Noi abbiamo plessi scolastici disseminati su tutto il territorio comunale. Bambini però non ne nascono, cara signora, quindi in un immediato futuro, in un discorso avviato dall'assessore Amato, si dovrà procedere ad un dimensionamento scolastico. Io non so chi ha vissuto o se è stato vissuto sul nostro territorio già il dimensionamento scolastico. È un'operazione politica e sociale che determina un terremoto, e quindi noi immaginiamo di arrivarci, nostro malgrado, in punta di piedi, con una condivisione con la popolazione, con le forze politiche, perché chiudere le scuole è qualcosa di doloroso per tutti. Per i cittadini, per i genitori e anche per gli amministratori. Ma esistono luoghi del nostro territorio comunale che vedono una mensa scolastica per 10 bambini, significa elettricità, gas, riscaldamento, personale.
E allora, se continua a scemare la natalità nel nostro comune, ripeto, nostro malgrado, no, mi dai un suggerimento, Marilena, nostro malgrado, dovremo pensare anche a questo. Ci sono due cose che voglio aggiungere prima di lasciare la parola a chi deve seguire. Noi abbiamo vinto un finanziamento per la messa in sicurezza, o meglio, l'adeguamento antisismico della Walter de Mongi. E quindi su quella scuola attenderemo la fine dei lavori per posizionare, ovviamente, anche lì. È ovvio, è scontato che nel momento in cui ristrutturi fai tutto a regola d'arte. Questo che significa? Che molto probabilmente nelle more della conclusione dell'espletamento e della conclusione dei lavori, gli alunni della Walter de Mongi dovranno essere in qualche modo, che non so se c'è qualche mamma anche di seguirci, quindi è un modo di, per qualche, in qualche modo di anticipare, e quindi verranno spostati probabilmente su Cogliandrino. Ma c'è un altro spunto che mi dà Marilena con una battuta. Vedete, oggi ho avuto in comune quasi uno scontro, un simpatico scontro con un amico sulla immigrazione, sui diversi, che vanno qui, che in molti paesi e in molte contrade le scuole rimangono aperte grazie agli immigrati, agli immigrati. Quindi proviamo tutti quanti a guardare anche con un occhio scevro dal condizionamento dettato a volte dalla paura del diverso, dalla paura che il nostro piccolo orticello possa in qualche modo cambiare. Proviamo ad aprirci al mondo, parliamo di globalizzazione, ci riempiamo la bocca, no, scusate se divago, però non possiamo immaginare che anche la nostra piccola comunità lauriota rimanga immobile nel tempo, perché il gatto pardo è finito, il tempo del gatto pardo, per chi ha avuto la fortuna e il piacere di leggerlo, è finito da tempo. Non può rimanere statica la nostra società se vogliamo tra l'altro salvaguardare beni e servizi. Allora, io non voglio fare qui una ringa a favore dei fenomeni migratori o a favore del diverso, dico soltanto che anche in questo caso, anche noi semplici genitori, a fronte di una natalità in caduta libera, perché nel 2017 sono nati 84 bambini a Lauria, significa che tra 5 anni si formeranno 4 prime. Forse iniziate a capire con questi numeri. Dipende da dove sono dislocati. Sì, però Franca, io personalmente, a costo di risultare. Scusate, io personalmente, a costo di risultare impopolare, non sono un insegnante, quindi non ho la conoscenza. Non si sente? Io personalmente, per quelle che sono le mie modestissime conoscenze del mondo della scuola, sono contraria alle pluriclassi, perché io ho avuto nella mia vita dei compagni di scuola che avevano frequentato le pluriclassi, e sebbene l'impegno degli insegnanti fosse stato il massimo, questi compagni mi dicevano: ma tu hai avuto un'attenzione diversa, dedicata, proporzionale, come dire, fluente e dedicata al periodo evolutivo che vivevi. Io no, diceva questo mio compagno, che poi è diventato anche un brillante professionista della nostra cittadina. Quindi io personalmente, Franca, lotterò fino alla fine per tenere aperti i plessi, ma non puoi immaginare di tenere aperto una scuola con 7 bambini, 5 bambini, 2 bambini, perché il comune,
comune, inteso come casa comunale di tutti, non ha economie illimitate. I proventi dalle regioni sono sempre più ballerini e sono sempre più a rischio. Quindi noi stiamo viaggiando ancora oggi nella relazione di un piano di diritto allo studio su un consolidato degli anni precedenti. In qualche modo ci affidiamo al fatto che per anni si è fatto così. Quindi continuiamo su questa scia. Ma Fausto, correggimi se sbaglio. Di certezze oggi economiche noi ne abbiamo pochissime. Allora io chiudo perché forse ho divagato pure e mi sono lasciata andare anche a delle considerazioni personalissime, però credo che anche un amministratore debba metterci del cuore della passione del suo, anche dovuto al proprio vissuto e alle proprie conoscenze. Quindi ripeto e sintetizzo: la volontà dell'amministrazione è quella di arrivare al piatto di ceramica in tutti i plessi scolastici. Ci siamo vicini perché abbiamo fatto già dei passi in avanti. Le scuole che sono ad un passo dal ammodernamento funzionale che permetta poi l'installazione del lavastoviglie sono tre e verrà fatto in questi plessi. Su quelli in cui il percorso sporco pulito non è consentito, stiamo immaginando un servizio di trasporto dello sporco, ove noi come ASP, su sollecitazione, dovessimo dare l'ok, in qualche modo parere favorevole alla rimozione delle piatti di ceramica col mezzo idoneo, solo lì dove le lavastoviglie non potranno essere posizionate. Vedete, io ammiro e apprezzo il virtuosismo di Fausto, non solo per questa di tutta la Fausto, per la notte la legge del sindaco, lo sforzo di tutti gli amministratori. Sei qui al mio fianco, io non mi intendo. Però io ho esordito, senza nulla togliere, per carità, a questi esempi di buona politica e che sono quelli poi che vanno mutuati tra i comuni, perché se tu fai una cosa buona, io faccio una cosa buona, ognuno di noi deve prendere spunto dall'altro, ok? Almeno io, questa è la mia logica. Però, cari concittadini, noi dobbiamo partire dai nostri numeri. Chiudo con un dato perché è importante che tutti voi lo abbiate. Mensilmente vi siete mai chiesti quanti pasti abbiamo noi sull'Auria? E ve lo dico io, prendendo un mese così, ottobre 2018, 15.560 pasti, escluso il conteggio degli insegnanti. Okay. La media ci riporta un dato minimo, il dato più basso, che è il mese di dicembre, perché ci sono le vacanze, a volte c'è la neve, 9.000 pasti in un mese. Allora, quando immaginiamo un immediato futuro che abbia delle caratteristiche, una connotazione strumentale, impiantistica differente, ognuno di noi non deve dimenticare, deve prendere come punto di partenza questi numeri. Chiudo. Prendiamo la parola ai genitori anzitutto. Vorrei solo integrare un attimo con la genitoria. Ma proprio io. Buonasera a tutti, integro perché l'assessore Gagliardi chiedeva aiuto volevo dire semplicemente, è vero che stiamo parlando di piatti di melamina, piatti di plastica,
non è che stiamo parlando di prodotti che non sono adatti alla somministrazione, perché qualsiasi tipo di questo tipo di stoviglie, come pure i piatti che si utilizzavano prima, erano comunque piatti certificati per alimenti, quindi parliamo di un prodotto che comunque è certificato per poter resistere, poter dare il servizio di servizio conforme a quella che è la legislazione vigente. Poi è vero, non disconosciamo assolutamente tutto quello di scientifico che c'è attualmente sulla tossicità e su quello che può, le conseguenze che può avere l'utilizzo della plastica, però attualmente stiamo comunque parlando di stoviglie, quindi di plastiche che sono per alimenti. Io sfido chiunque a casa che non abbia un prodotto della Tupperware, faccio pubblicità occulta, nemmeno tanto occulta, però penso che con questi tipi di plastiche tutti quanti ne siamo a contatto. E un altro elemento che la ditta che ha vinto si è aggiudicato il contratto per questi anni ci ha fatto riflettere, è anche una questione di sicurezza, caro. Ma poi potete dire quello che vuoi, l'antronico sciamolata, ma che metti via qui, non ce l'ha anche una questione di sicurezza. Dopodiché io mi augurando al sindaco di Alcolico di avere il problemino con il piatto che si rompe di ceramica nella mensa, con qualcosa che potrebbe incidere sulla salute dei piccoli cittadini. Però dovete conto anche di questo aspetto. Dopodiché siamo aperti, come ha detto l'assessore. Siamo aperti, come ha detto l'assessore, siamo aperti già dall'anno prossimo a contemplare attualmente può essere o quest'anno il capitolato è quello e va avanti così com'è, però dall'anno prossimo quando l'assessore, l'amministrazione è sensibile per questo aspetto e farà di tutto per venire incontro a quella che è l'esigenza attualmente. Queste sono le condizioni, che sono state prospettate anche al momento della aggiudicazione di tutti i mezzi. Per il prossimo anno penso che l'amministrazione sarà sensibile, l'ha detto già qua il vice sindaco, e lei penso che resterà, mi auguro, per altri due anni, penso, e quindi poi l'impegno che prende con i cittadini lo penso che lo disconoscerà. Grazie. Allora, noi vogliamo dare la parola che va raccontata la storia per come è, perché voi non dovete, l'assessore è bravissima a parlare, veramente lo dico con molta, però ci ha girato intorno e ha avuto il problema e ha soprattutto divagato su altre questioni che non sono lo stesso. L'avrei fatto, allora noi gruppo se ne ancora quando? Sono 4 anni che ci stiamo battendo per l'abolizione delle stoviglie di plastica. Avevamo contattato l'ex assessore e avevamo detto, guardate, perché noi cerchiamo di collaborare con l'amministrazione, però l'amministrazione non ha mai, cioè ci ha sempre detto poi, ma non ha mai agito, e vi spiego il perché. Sull'uso delle stoviglie, dell'abolizione delle stoviglie, contattammo l'assessore e abbiamo detto tutte quante insieme: perché non si ritorna all'uso della porcellana? Sono 2000 anni che si usa la porcellana, ma mi dite voi dov'è il pericolo? Ditemelo. Ci siamo cresciuti. Si può fare? E gli demmo anche un consiglio: attenzione a fare bene i bandi, perché è nel bando che si nascondono i trucchetti con i quali poi vincono alcune ditte piuttosto che altre, usano dei prodotti piuttosto che altri. E dicemmo,
nel bando dovete mettere l'uso delle bottiglie di lavaggio. No, no, noi dicevamo già lavabili, ma parlavamo di porcellana. Là è stato errore. Però abbiamo guardato sempre spendisci se puoi di no di porcellana, non dire questo, di ceramica, abbiamo sempre detto questo, quando è vero che qualcuno disse guarda che ci sono già, perché ci sono i vecchi piatti che si usavano prima e ce ne sono tanti depositati in una scuola, va bene? Quindi dicevo fate il bando bene e gli diamo anche un altro consiglio, fate fare una previsione, un preventivo dal vostro ragioniere del comune sul costo dei pasti e sulla spesa in effetti da fare, in modo da mettere nel bando che la ditta che partecipava, perché questo si può fare, bisogna dirlo ai cittadini, che al di sotto di quella cifra non ti accettavano offerte. Va bene, anche questo che volevo. Poi dicevo a proposito delle tante scuole che ci sono a Laurilla, che le stoviglie bisogna metterle perché la legge lo consente. Dicevo, siccome il comune non può affrontare la spesa una volta, fate un programma sul dove iniziare, dove è già possibile fare la separazione dal lavaggio alla somministrazione delle stoviglie, in questo modo è fatto un cronoprogramma di spesa. Iniziate da una scuola, però avvertite i genitori e dite guardate, non è che facciamo differenze tra i bambini, ma per motivi di costo facciamo così, quindi iniziamo, poi toccherà all'altra scuola, poi all'altra. Questi sono stati i consigli dati dal gruppo, se non lo raccomando. Fanno il bando e mettono la lavabile. È vero, lui ha detto una cosa giusta. La ditta è in regola, perché quel prodotto è ancora commerciabile. Però dov'è il trucco? Nel lavabili c'è una parolina ha permesso di poter, però questo portava alla perché ci la stoviglia per la cattedra di diciamo che anche come la commissione loro dissero che le lavastoviglie si poteva mettere già al secondo si era già predisposto. Infatti, chiedete perché non c'era lo studio. Direi che lo studiamo due minuti fa. No. Detto questo, quando è andata la Marconi, quando la Marconi non c'è la presenza, la no, voglio solo concludere questa buona storia perché poi i genitori possano intervenire. Quando siamo andati ad Atronico, non per parlare delle stoviglie, per un'altra questione, noi chiedemmo come mai, cioè voi come siete riusciti a fare come comune, a dare subito la risposta ai genitori. Ci fu risposto la buona volontà. Anche delle persone. Venga a dire, l'anno prossimo non risponde alla vostra cosa. Bisogna iniziare, non solo, assessore, le devo ricordare che lei a maggio ci ha detto che c'erano 14 contenitori per la raccolta, abbia pazienza, è scaduto il contratto con la vecchia ditta raccolta dei rifiuti, secondo voi il comprensore ha fatto il bando? No, ma questo non lo deve venire a dire al nero. No, no, lei fa parte di quella merda. Detto questo, è dire che quando c'è la volontà le cose si fanno e che quando non si vogliono fare... Posso replicare però, perché visto che... Allora, la scusa che è una delle domande
e accusa di girare intorno, al di là del complimento sulla mia contesto dove non c'entrava niente. Forse perché io il discorso preparato, non me lo sono preparato il discorso. Il funzionamento scolastico doveva preparare. Appunto, che non ha senso parlare di cose del centro. Comunque non è un discorso. No, non è un discorso. E allora perché il governo devo necessariamente rispondere. Allora, forse lei ha una testa a combattimenti stanchi, io mi vaziono, non ce l'ho, e quando non vengo qui con la lezioncina preparata, anzi, le dirò di più, era molto più comodo, vabbè, lei non conosce allora l'educazione perché mi interrompe, io l'ho ascoltata e ho taciuto, adesso è suo dovere tacere e ascoltare, se conosce la buona educazione, diversamente io posso guardare. Allora, io ho accettato l'invito per rispetto alla professoressa, perché venire qui ad assistere al, come dire, in qualche modo, se avessi avuto un solo motivo per nascondere qualcosa o per essere reticente su qualcosa, avevo tutti i motivi per non venire, perché non si viene a fare l'apoteosi di un altro comune in casa nostra e si invita l'amministrazione comunale. E Fausto, queste dinamiche le conosce bene. Io, che non ho nulla da nascondere e che non giro attorno ai problemi, per mio costume sono venuta qui e, come ho detto alla professoressa, non ho bisogno di coraggio, non ho niente da nascondere. Io ho provato a spiegarle le motivazioni che hanno portato noi a tardare sull'installazione delle lavastoviglie. Ma rimane il discorso tecnico che è imprescindibile. Sulla volontà degli amministratori, se c'è un edificio già costruito, si deve adeguare. Se lei, io, professoressa, ho tutta la buona volontà, ma cioè, di fronte a questi gesti di supponenza e di superficialità, allora io spreco il fiato e anche il mio tempo, perché ho anche altro da fare. Se io provo a spiegare a lei e a tutti i cittadini che non c'è nulla da nascondere, che l'amministrazione non ha nulla da nascondere, che noi siamo genitori esattamente come lei e che la volontà dell'amministrazione è quella di arrivare all'eliminazione totale della plastica, questo non si fa con la bacchetta magica, perché non abbiamo un ingresso scolastico. Ho provato a farglielo capire, ma evidentemente la logica dell'esposizione dei fatti non è stata esaustiva. Poi le chiedo scuse, evidentemente, se ho in qualche modo spaziato su altri temi, ma la mia formazione mi impone di guardare i problemi con un occhio allargato, con una mente allargata, perché se poi questi incontri, cara professoressa, servono solo ed esclusivamente a fare polemica, allora, professoressa, non ci spieghi più, perché noi, io, i miei altri assessori, perché la sottoscritta, tengo da perdere in polemiche sterili, sinceramente con me. Chiedo scusa prima di dare la parola ai genitori, perché sono presenti stasera, e il nostro obiettivo era averli qui perché assumessero loro, non noi, il ruolo, come dire, di protagonisti in una, vogliamo chiamarla vertenza, o meglio in una sorta di impegno per migliorare le condizioni delle scienze scolastiche di Laurina. E questo era l'obiettivo di stasera, non di fare polemiche, perché no, assolutamente, io devo dare atto al sindaco di Maria, tra l'altro al sindaco di Maria, quando ci venne l'idea di osservare, perché avremmo voluto osservare le buone pratiche. Poi mi aspetto qualche domanda dai genitori su come va questa mensa, come magari voi risponderete. Mi disse: attenzione, io non vengo se non c'è l'amministrazione comunale di Laurina. Non gli rispondevo che se non ora quando, dal 2011, si interfaccia continuamente con l'amministrazione. In termini, magari stasera è andato un po' oltre,
però siamo state ferme, ma anche come dire, molto collaborative e propositive con l'amministrazione. Siamo sempre stati. Non parliamo del passato. Va bene, siamo stati. No, no, voglio dire. No, la nostra associazione nasce proprio perché si interfaccia con l'amministrazione comunale. Noi non siamo un gruppo culturale di donne radical chic che vogliono parlare unicamente di femminismo e di cose, cioè noi giochiamo la dignità delle donne sulla loro partecipazione civile, attiva, propositiva, è lì che si gioca la nostra dignità di donne. Se non lo ricordo, nasce come movimento che reclama la dignità delle donne. Quindi noi quando ci siamo costituite abbiamo detto: che facciamo? La solita associazione culturale? No, abbiamo un ruolo come donne politico civile. In più portiamo avanti la nostra questione di genere. Infatti siamo state presenti in molti momenti anche insieme al CIF, va bene? E quindi i temi della violenza e così via. Il ruolo della donna si gioca su questo doppio binario. Alle donne è riservato il doppio di tutto, il doppio delle sofferenze, il doppio delle fregature, come dice Marilena, il doppio anche del ruolo che svolge nella società, autocoscienza e coscienza civile. Ora, la questione nasce proprio da un momento collaborativo, tutto il problema. Nel 2014 incontrammo un giovane assessore, Zaccagnino, molto sensibile alle questioni ambientali, che quando ci presentammo a dire: assessore, ma c'è la settimana europea dei rifiuti, perché non aderisce il comune? Lui aderì di buon grado. Quell'anno si parlava di riduzione dei rifiuti nelle mense scolastiche. Questo era il tema. Allora incrociamo il problema delle tabelle dietetiche, cioè facevamo un'inchiesta a tappeto, fu una cosa bellissima perché vennero anche i responsabili dell'ASL a interloquire, a parlare sulle tabelle dietetiche, e fu un'esperienza molto valida. Ma incrociamo anche le decine e decine di sacchi di rifiuti, colmi di rifiuti delle mense, ed erano plastiche. Era una fila, ricordo alla Brancati, di tutto il corridoio pieno di queste plastiche. Ci interrogavano, dicevo: ma allora tutta sta roba? Con Zaccagnino facendo pure un altro discorso: ma non vi viene a costare tutta sta roba che buttate? Dice: sì, grava sul bilancio comunale, e all'epoca era di 16.000 euro annui in cambio di ottima plastica da buttare. Ci siamo? Ottima, pessima, perché poi bisognerebbe pure fare i controlli su come viene conferita. Questo noi l'abbiamo scritto nella lettera, un controllino ogni tanto ci vorrà. Fatto questo, da allora abbiamo cominciato la nostra battaglia. Strada facendo abbiamo scoperto che queste plastiche, ci siamo documentate, queste plastiche producono danni, possono produrre danni sulla salute dei bambini. E siamo arrivati fino al famoso polistirene, dottoressa, che è nelle mense della Cardinal Brancati, all'auria inferiore. Dico l'auria inferiore. Lì c'è il polistirene. Capite che cosa è lo stirene? Cioè quello che agisce sul sistema endocrino, sui reni dei bambini per 5 giorni alla settimana, moltiplicati per 9 mesi, per 8 anni. Noi siamo qui a chiedere a chi ha il compito di tutelare la salute dei cittadini di intervenire su questo. Perché le buone pratiche esistono nei comuni vicini, e stasera ringrazio la Tronico che ha saputo trasformare una sua difficoltà molto grave in qualcosa di positivo. Certo, dottoressa, noi abbiamo difficoltà enormi, bisogna trasformare queste, qui si varrà la tua nobilità, che diceva il poeta, bisogna trasformare queste difficoltà, queste criticità
in momenti positivi. Ma occorrono due cose. La prima, che la volontà politica si traduca nel concreto. Anche ascoltando la società civile, anche con interventi graduali, come avevamo, come dire, concordato anche con i precedenti assessori. Quindi intervenire laddove è possibile sostituire le plastiche con i piatti più sicuri che non reagiscono alle temperature, eccetera. Va bene? E quindi l'auria superiore e inferiore. Ci troviamo tuttavia con le melamine, tutto dire. È inutile, assessore Antonino, noi la stimiamo tantissimo, abbiamo anche collaborato con lei. Ma è inutile dire, le melamine quando perdono lo strato superficiale rilasciano formaldeide, chiaro? Quando si graffiano rilasciano formaldeide. I genitori si dovrebbero incavolare neri, ma neri, che costava prendere dei piatti normali invece di spendere le neri? Comunque c'è stato un po'. Dice che un guagnolo si fa male, e si fa male, così si fa bene. Perché poi all'interiore, nonostante la ristrutturazione dell'edificio, non è stato previsto questo allaccio delle lavastoviglie. Non mi dica che c'è una sola lavastoviglie in tutto il comune, è stato previsto, allora che non si scalda. Perché quella che costa. Ho detto prima, è una, ma se ne posso dire, una è dottoressa, ragazzi. Però facciamo una colletta, proviamo a comprare, non lo so, non lo so come possiamo fare. Ci portiamo i piatti da casa. Intanto chiedo scusa e chiudo, perché poi c'è il secondo volo. E chiudo. Intanto i bambini mangiano cose ottime, perché effettivamente da quel 2014 le mense sono migliorate. Di questo dobbiamo dare atto alla discussione. Ma mangiano cose buone condite con lo stiletto all'aria inferiore, cioè condite del rilascio di sostanze pericolose. E non lo so, c'è da interrogarsi allora, e i genitori devono seguire queste cose. E questo è l'appello che facciamo. L'altro discorso è che se non c'è partecipazione, e mi aggancio a questo, non c'è partecipazione, le cose non cambiano, ma non negli scontri verbali, non con le cose, come dire, tu hai detto questo, io ho detto quell'altro, ma con atteggiamento propositivo, che è fondamentale nella partecipazione democratica, altrimenti non ne usciamo. E vorrei ricordare che proprio nella settimana che abbiamo condotto con la dottoressa, che è stata una settimana bellissima, in cui abbiamo anche sperimentato l'integrazione delle rifugiate siriane, mi ricordo, è vero, fu una cosa molto bella, va bene? Era vivo il progetto, e noi integrammo, dialogammo a lungo con le rifugiate siriane, sia in termini di laboratorio, poi andavamo a trovare con una bella tazza di tè offerta da loro, ma questo non può non interessare. Però ecco, allora ci accorgemmo che occorrono pensieri forti, Franca lo sa, pensieri forti e piccoli gesti quotidiani, di tutti i cittadini, ma anche della politica e degli amministratori, che hanno il compito di tutelare la salute dei cittadini. E allora si crea, come dire, un intreccio importantissimo fra conoscenza scientifica, e Ludi stasera ci ha ampiamente illustrato, no? Fra partecipazione dei cittadini e politica. Occorre un dialogo fra questi tre attori. Se si spezza uno di questi elementi, e allora la cosa, la democrazia non potrà partecipare. Se c'è dialogo, c'è vantaggio per tutti, per la politica, per la scienza, per i cittadini, per la popolazione. Quindi questa è la filosofia che ispira Se non ora quando, e su questo noi continueremo la nostra battaglia. Mi auguro che
venga fuori qualcosa da stasera, al di là dei toni, perché noi continueremo a interfacciarci con la politica, continueremo a voler parlare con i cittadini. Io mi auguro che la serata produca qualcosa, perché questo non è un evento culturale, questo non è un argomento che può interessare o non interessare, questa è un'assemblea dalla quale deve uscire qualcosa. Intanto accogliamo l'impegno dell'assessore. Io la conosco molto bene e so la sua sensibilità verso queste cose, quindi so che quello che ha detto manterrà. Sarà domani? Noi staremo attenti che sia domani. Buonasera, io sono un genitore, insieme a Franca abbiamo iniziato il percorso della commissione mensa un po' di tempo fa. Allora, innanzitutto devo ringraziare l'associazione perché, tra virgolette, mi ha fatto vedere delle cose che io ignoravo, perché spesso si sottovaluta la plastica, si sottovaluta tutto, quindi io personalmente non sapevo di tutti gli effetti che c'erano dietro, tipo il discorso delle sostanze che vengono fuori dalla... perché spesso la usiamo, tipo ieri ho comprato un mestolo di plastica, non faccio 4,50 euro, e adesso mi mangio quello con la... quindi diciamo, poi dopo vabbè, niente. Quello che volevo dire è che noi i ragazzi, oltre al discorso dei piatti, abbiamo anche le posate, no? Che rappresentano un altro problema. Mio figlio ha ingerito un pezzo di forchetta, ho passato i guai, sono dovuto andare in ospedale l'anno scorso, diciamo, vabbè, poi alla fine si è risolto, quindi diciamo che è così. Quindi ringrazio loro per averci dato, e voi tutti per averci fatto capire le problematiche della plastica. Faccio un complimento al sindaco di Latronico perché si è impegnato con le stoviglie, al nostro assessore perché ci ha promesso che da qui a quanto prima avremo anche noi la possibilità di avere le stoviglie di porcellana, e quello che voglio capire adesso, almeno chiedo a lei, è avere un controllo sulle nostre stoviglie, sulla qualità di quelle che stiamo utilizzando ora, perché come ha detto l'assessore Antonino sono certificate. Però se effettivamente vengono utilizzate, vengono usurate, cerchiamo di capire lo stato di usura di queste stoviglie per capire se possiamo almeno proseguire e stare tranquilli almeno nello stretto necessario per poi avere anche noi la possibilità di andare avanti. Era questo quello che... Grazie. C'è qualche altro intervento? Il dimensionamento è importante. Cioè, l'importante. L'anno scorso sono nati 60 bambini, nel 2018. 84. L'anno scorso 60. Se non ci sono altri interventi, puntualizzando appunto che danno, non è che non esiste per i bambini o può esistere anche l'uso dei piatti con le famiglie non uso, le posatine, le secondo, eccetera, la melamina che si dà in legge, quindi in ogni caso questo non è un argomento pregnante. Vediamo ancora se l'assessore vuole rispondere. Sì, rispondo a Nicola e ti dico che esistono per la problematica che hai sollevato due ordini di controllo. Quello sanitario che viene effettuato dagli ispettori della ASL, che riguarda la, più che altro la rispondenza dei materiali in uso alla normativa europea. E faccio un esempio molto pratico, così tu puoi capire molto bene, più facilmente, nel momento in cui gli ispettori si recano in un plesso di permanenza scolastica e esaminando il materiale che viene, con cui viene dato il cibo ai bambini trovano il marchio CE, la rispondenza della gradiente termico, c'è tutta una serie di tabelle che noi conosciamo, noi dobbiamo conoscere per il nostro lavoro. Per noi già lì, per gli ispettori dell'ASP va bene questo. Esiste poi però un secondo tipo di controllo. Io come assessore alla pubblica istruzione ho
già sollecitato all'ufficio tecnico socioassistenziale che deve essere operato da personale del comune, nelle persone dei vigili urbani, alle persone di esponenti dell'ufficio tecnico che possono a sorpresa, e potremmo anche immaginare di farlo con la commissione mensa, recarsi nei plessi e vedere esattamente se tutti i materiali corrispondono esattamente al capitale, perché esistono due tipi di problematiche, quella che è l'aspetto sanitario in quanto tale e quella che può essere la frode in pubblica fornitura o la frode comune. Perché un conto è l'aspetto igienico-sanitario, un conto è quello che è il rispetto vero e proprio del capitolato, perché qualora la ditta non ottemperasse a quanto dichiarato e richiesto nel capitolato, significherebbe che sta frodando l'ente comunale. Quindi sono due ordini di problemi differenti e quindi due ordini di controllo differenti. Diciamo che noi non siamo molto tecnici nell'aspetto degli scopini, perché noi possiamo limitarci a... Che i verbali che vengono redatti presso i punti di mensa sono, nel senso che può essere richiesto da voi della commissione mensa di poter visionare i verbali degli ispettori sanità. Questo sì, come potrete poi richiedere come commissione mensa l'esito dei controlli del comune del stesso. Allora, è molto semplice il controllo, e corrisponde con il capitolato, corrisponde con quello dichiarato dalla ditta. Il controllo è, c'è un simbolo qui all'interno di ogni piatto di plastica, e nel caso della mensa di lavoro inferiore c'è il simbolo del polistirene, va bene? C'è questo simbolo, cioè il triangolo con il 6. E sotto una sigla PS, il polistirene. Quindi è semplicissimo e corrisponde sicuramente, perché non si mettono a fare queste cose, perché è talmente semplice da controllare. Il problema, lo sa qual è? Il problema è, perciò siamo per l'abolizione della plastica. Perché? Perché noi abbiamo in mano, leggendo in internet si vede ogni contratto, ogni capitolato, lo sa come suona, dice questo, c'è la dichiarazione di messa a norma, è tutto normato, no? Tutto corrispondente, di corrispondenza così, cioè normativa, chiamiamola così, scusate, il rispetto della normativa, cioè tutti i piatti, dai bicchieri alle posate, tutto è certificato, cioè tutto idoneo. Solo che c'è una voce che a un certo punto dice l'idoneità funziona fino a quando non vengono modificate le normative, fino a quando non vengono modificati i parametri, fino a quando non viene anche, dice, e noi decliniamo ogni responsabilità dall'uso non appropriato di queste cose, di questi piatti. Quindi ci sono questi principi cautelativi che tengono conto del fatto che la scienza può andare avanti e dire guardate che questi fanno tutto su servizio, no? Certo. Però noi ci adegueremo quando la legislazione reciprocherà questo fatto. Per ora la legislazione, che va sempre più lentamente rispetto alla scienza, non lo recepisce, è tutto a noi. Quindi non c'è problema, la commissione mensa, secondo me, non deve fare altro che la scelta e amore. Però se ammettono che ci sono dei limiti, se si guardano le spalle, che vuol dire? Io starei molto attenta e pretenderei l'eliminazione di questi, avendo un bambino. Quando avete fatto un'analisi, se ci siete fatti un'analisi. Ma questo dice Maria, che fa parte se non era quanto, pertanto le malattie sono a norma e ce le teniamo. Va bene? E questo è allora, quale potrebbe essere una soluzione nell'attesa che verranno installati? Facciamo portare i piatti da casa? In alcune città lo fanno. In alcune città lo fanno. Non lo portano. No, è un'altra cosa che...
maggiore pubblicità, nel senso che, la volevo dire prima nell'intervento, mi è sfuggita, una maggiore pubblicità, no? Anche da parte vostra, diciamo, avere anche su, attraverso i social, per permettere di sensibilizzare un po' più tutte le famiglie, perché vi ripeto, no, vabbè, ma anche diciamo, adesso c'è una cosa da capire. Perché siamo stati pochissimi a venire all'incontro, però vabbè, però non è che non è sentito. Guardate, dovete ringraziare a Mario Lampoglio, perché grazie a Mario che sta registrando. Hai fatto un danno in questo momento. Hai fatto un guaio in questo momento. Perché c'è il problema della migrazione. Questo lo condivideremo. Allora, c'è il problema della migrazione. Allora, io mi sono andato a vedere polistirene resiste fino a 70 gradi. Dopo i 70, dai 70 gradi, resiste pure per 90, abbastanza. Dopo 70 gradi comincia a rilasciare lo stirene, capito? Allora immagino un bel piatto fumante di minestra a 100 gradi, magari a 95 gradi, dove può resistere solo per 15 minuti. Ce la fanno i nostri bambini a mangiare in 15 minuti la minestrina bollente, va bene? Per evitare la migrazione. Con questo ce la fai a terra venta. Prego? Vabbè, ma quelle porzioni non è importante. Non è che sono una piacere. Allora, il dibattito è stato abbastanza acceso, ma anche illuminante, diciamo, gli aspetti. Raccogliamo l'impegno dell'amministrazione per il prossimo anno scolastico, quando capisco che le transizioni dei piatti di porcellana. I genitori vigileranno anche per cercare delle soluzioni, anche per i mesi che ci separano. Volevo dire che oltre i piatti anche votate di chi? Io voglio fare solo una prima considerazione a presidente ex presidente Consiglio. No, io in chiusura, no? Voglio fare solo una considerazione allacciandomi a quello che ho detto all'inizio. Gli amministratori sono cittadini. La vostra soddisfazione in qualche modo rappresenta anche il nostro successo dell'attività, o meglio il successo dell'attività amministrativa. Esattamente come nel recentissimo passato abbiamo fatto uno sforzo, anche abbiamo avuto coraggio politico ad aumentare le tariffe perché abbiamo puntato sulla qualità e oggi, viva Dio, abbiamo la soddisfazione della gran parte delle famiglie, perché io sfido chiunque a venire nelle nostre mense e sfido molte famiglie a ritrovare quella tipologia di prodotti nelle loro case. Con meno di 4 euro i vostri figli mangiano roba di prima qualità, questo ve lo posso garantire, anzi mi auguro che nel futuro una ditta seria come questa possa vincere il nuovo bando, la nuova gara, perché c'è un far west attorno alla gestione delle mense scolastiche. Quindi anche noi come comune abbiamo avuto fregature con la ditta che è andata via prima, Quadrelli, eccetera, eccetera, quindi non vi sfugge che in questo mondo si possono avere delle fregature. Quindi l'impegno nostro non è finalizzato solo a fare promesse così per rabbonirci, è finalizzato a elevare lo standard qualitativo del nostro paese in tutti i settori e quindi ad avere il gradimento della popolazione. Allora anche la preparazione del bando dell'amministrazione sarà curata, ci stiamo lavorando. E quindi non bisogna anche da un altro concetto, però che il nostro territorio non deve essere assolutamente visto qui come un territorio
Valdivesa. Da sempre il territorio di Lauria è stato ritenuto un territorio vasto e quindi con tante problematiche. È vero, le problematiche sono tante, ma è pur vero che un vasto territorio porta anche ricchezza, altrove è stato così, perché da noi non lo è stato mai, mai. No, no, signora, quando io parlo della difficoltà del territorio così vasto, è perché è l'economia che detta legge. Un conto è, facciamo un esempio di Nemoli. Nemoli quante scuole ha? Quante mense ha? Allora, è come se noi dovessimo gestire soltanto la Brancati o la Bartoni. Diventa tutto più complicato il trasporto scolastico. Allora ci vogliono certe cose. Ringrazio.